L'ID al quale mi potete seguire è 3399056, grazie. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato con PES Club Manager, avevo voglia di giocare un po' a calcio, avevo voglia di gestire un attimo la mia squadra, volevo vedere come sta la mia cazzo di squadra, che non è cambiata per nulla. Ve la mostro velocemente, cosa rapida, che cosa dobbiamo andare a fare. Dobbiamo sbustare alcune, fare un opening pack o più opening pack, insomma mi hanno dato delle cose da fare. Dobbiamo trovare due difensori centrali, un portiere, un centrocampista centrale, trequartisti, meno male abbiamo Oscar e Cocchi che sono dei buoni sostituti. Neymar sta invecchiando quindi andrà presto in pensione. Aduriz, Falcao e Tevez ci sono, Mandzukic sta invecchiando, Carvajal e Rodriguez sono un po' così così. Qua abbiamo le nostre cazzo di persone che non li stiamo allenando, mentre con i terzini siamo messi benino. Adesso vediamo di trovare, vediamo se sa ancora giocare la nostra cazzo di squadra. Uno, allora dobbiamo andare in gestione squadra. Dimostro subito che ho dei contratto giocatori da aprire, tipo del Borussia Dortmund, contratto oro e contratto osservatore normale. Apriremo sicuramente questo pacchetto che c'è lo scout, round 1, round 2, round 3, abbiamo 63, vediamo che cazzo riusciamo ad aprire, c'è Hazard e altre 1000, 3000 pipe. Quindi io direi di cominciare subito con l'apertura degli opening pack e successivamente fare la partita. Potrei fare quello furbo e fare la partita così da spostarvi poi centro, ma non voglio prima crearmi la mia rosa, vedere che cazzo riusciamo a trovare e successivamente sperare in qualcosa di decente. Allora, come primo contratto che noi andremo a trovare è proprio lui, che si chiama Virge, ok, difensore centrale, non me ne faccio assolutamente una sega io. Andiamo ad aprire il secondo, dove con 30 adesso un 5 è garantito sicuramente, ma io spero in un 7 perché è un 5-7, ma non lo troveremo mai. Adesso hanno cambiato anche la modalità di contratto, ok, sembra più incazzato. Invece riusciamo a trovare Mitroglou, sì, che è abbastanza forte, una punta, sì, 23 anni. C'è ancora una possibilità, io direi di provare di nuovo un altro, quindi con un'altra possibilità di sperare magari più in alto. Vediamo che cazzo riusciamo a trovare. No, questo è più normale, mi sa che è di 5, no 4 appunto, quello era superiore, un terzino destro e questo ormai devo selezionare questo giocatore e facciamo fine osservatore. Andiamo ad aprire gli altri, vero? Cosa vuole? Andiamo ad aprire quei contratti che mi sono stati dati, tipo i contratti giocatori, vi mostro anche la lista osservatore che è bella ampia, che è rimasta proprio quella dell'antica, proprio vecchia, che non li ho messi in squadra in quanto non voglio farli invecchiare. Quindi adesso apriamo subito da 4 e 7 stelle e se riusciamo a trovare qualcosa di decente, basta, c'è. Vabbè, il gatto ha bisogno di attenzione. Allora, 3, 2, 1, ok, non so tu chi cazzo sia, ma va bene, ci teniamo lì, tanto non ti prendiamo, non ti offro un contratto, cioè in realtà non mi interessa offrirti un contratto. E da 6-7, questo è interessante perché troviamo un giocatore sicuramente di 6 stelle o sicuramente di 7 stelle, non è un 7 stelle perché sennò sarebbe pitonata, mentre è sicuramente un 6 stelle, speriamo che sia almeno un portiere, perché spero che sia veramente un cazzo di portiere, invece no, un altro difensore centrale che ci serviva in effetti, un difensore centrale, però 24 anni fuma abbastanza, vaffanculo, non ne faccio nulla. Vediamo del Borussia Dortmund, trovare un bel Aubameyang, Royce, Götze, non so chi, anche Burkir, come si chiama, il portiere, e un 5 stelle, nulla, e niente, non abbiamo trovato nulla di così importante. No, Burki, il portiere, abbiamo trovato, bene, quello là che volevo, però è 79, sì, si potrebbe migliorare, adesso vediamo un attimo se riusciamo a fare nella primavera, allenarlo e magari sostituire il nostro cazzutissimo. Non so che sta succedendo, i gatti stanno distruggendo tutto. Allora, subito con filtra, così ci proviamo direttamente con uno scherzo. Dove cazzo è? Valutazione generale, qua abbiamo una valutazione generale che il più forte è Barry, che è un med che ha 18 anni, che lo teniamo bene, poi Banega con 24 anni, abbiamo Mirlas, buon esterno, che in attacco dopo lo possiamo a parco, Hacer che è veramente forte del Barcellona, 22 anni, 81, direi che è messo molto molto bene, Naldo 24 anni, 23 di Jallè, che è un terzino, difensore 24 anni, 79, eccetera, ci sarà miliardi, qua possiamo andare all'infinito, ma noi vediamo di ora riprendere il nostro portiere, cioè Burki, e dargli la possibilità di crescere, cioè ovvero faccio proprio fare un po' di allenamenti con lui e dopo successivamente più avanti vedrò di sostituire il nostro costillo, anzi no, finché c'è la possibilità del nostro costillo lo tengo lì,
E quando lo vedrò un attimo che parte nel declino più totale, ok. Nella classifica generale siamo primi, ovviamente, ma è vecchissima sta cosa. Questo qua è il secondo che mi sta seguendo, abbiamo ancora un bel po' di partite, ovviamente non vi mostrerò tutte, ma più avanti partite, se avrò la possibilità, se giocherò sempre questo gioco. Che voglio un, non so più cosa portare, però ho visto che PES la manager ha avuto veramente la sua porca figura, quindi di tentare di continuare con questo gioco. L'attacco è sempre messo bene, il gioco di squadra è messo benino, un tempo era messo meglio, però cosa vogliamo farci? Allora, comincio subito la partita, quindi con uno schiocco di dita andremo alla partita. Ovviamente questo genio di sto cazzo si chiama Real Madrid con lo stemma del Barcellona, interessantissimo. Andando qua possiamo vedere subito Gio Mario. Passaggio per Tevez, passaggio per Rakitic, che smarca incredibile Moreno, prova il tiro dalla distanza, niente, Tevez si sposta sulla fascia sinistra, sempre per Neymar, che prova il tiro a Duriz, buca dal nulla rete, senza pietà, senza pietà, segna subito l'1-0 a Duriz, con proprio umile a Duriz. Qua possiamo vedere l'azione, Tevez si sposta lateralmente, passaggio per Neymar, che prova il tiro velocemente a Duriz, è precisamente messo e lo piazza nell'angolino sinistro del portiere, che non ci può fare ovviamente niente. Danilo, che giocatore c'è? Danilo, Ganso, chi è Ganso? Chi cazzo è Ganso? Mario Gaspar, Ganso di nuovo per Montolivo, partiti certe volte i laggoni, che questo è normale, ovviamente sono parte un lago. Ovede, se è morto toccando una palla, praticamente gli è accaduto, ok, suona male, ho capito. Però boh, ha toccato, si è rotto qualcosa probabilmente. Che cazzo è successo? Cioè, gli è caduta tutta. Intanto il passaggio di Tevez per Neymar, che prova il pallonetto. Che cazzo ho appena visto? Ah, ok, gol. Pensavo che non ci avesse, che non arrivasse mai. Invece, pallonetto, traversa. Qua possiamo vedere ovviamente come Neymar in linea ha umiliato il portiere. Ha beccato il palo, pensavo la traversa. Poi però era sempre lì in velocità e ovviamente ha piazzato 2-0. Questa partita deduco che finirà sui 5-1. Non so perché, ma 5-1 suona veramente bene come partita. Recupero di Rakitic, passaggio per Tevez. Tevez che passa per Aduriz, deve vedere Neymar, ha visto il movimento di Neymar che era libero nel pazzo, prova di nuovo il pallonetto, umiliato, rete, doppietta di Neymar, doppio pallonetto, il portiere non capisce un cazzo e si merita questo cazzo di gol, muto coglione. Qua c'è proprio Aduriz, ha avuto una visione, ha visto Neymar che gli ha detto muoviti che io corro a busso coglione, gol ovviamente, gol cazzo. Hanno sbagliato, intanto ha ripreso Nani la palla, la prova, potrebbe passarla benissimo in mezzo, grandissima difesa, sempre a Cugna. Acuña per Antunes, quindi a tonno, a lesbica, Acuña si sposta centralmente, nessuno riesce a prendere la palla, Ovedes per Rivas, passaggio, tiro, anzi era un tiro, ma con Steel è tutto a rallentatore, bella questa, questo rallenti che fa sprezzare di più la gioia delle azioni. Nel secondo tempo faremo entrare sicuramente Falcao, Koke e Mandzukic, perché Mandzukic ci serve, cioè, un pilastro Mandzukic, cazzo, va ovunque, troppo forte. Una delle partite più belle che abbia mai visto è stato Besiktas-Lione, che è stato emozionante, partita dopo, cioè azione dopo azione, meritavano tutte e due a dire la verità. Intanto Rakitic, cazzo hai sbagliato, scemo di merda. Il Besiktas, volevo vedere di più il Besiktas con Quaresma che è scoppiato e Talisca che è troppo forte, cioè è qualcosa di mostruoso. Ovviamente anche la Gazzetta è supremo quell'uomo, non capisco perché non se ne stia ancora così parlando, perché non stia andando via dal Lione. Ovviamente forse si trova bene da un bel po', però meriterebbe una squadra più possente, detto come ha detto, è mostruoso quel giocatore. Tanto Gio Mario che si infiltra a rigore, qua è fallo, no zio è fallo, no dai, ma che cazzo è sta merda. E finisce qua la partita, ho sputato tre quarti della mia vita sullo schermo. La Juventus che ovviamente, cioè che meritatamente ha vinto contro la suprema squadra del Barcellona, cerchiamo magari una visuale decente, ok, contro la suprema squadra del Barcellona e al Camp Nou non le ha fatto segnare manco un gol, e con la caduta di Messi abbiamo visto praticamente il crollo del Barcellona, cioè tirato una facciata per terra, che porca troia. Poi Real Madrid, vittoria immeritata a mio avviso, perché ovviamente se tu subisci due gol in fuorigioco il Bayern Monaco si discende un po' la vita, avrebbero combattuto, espulsione di Vidal immeritate, non era da espulsione detto come l'ha detto, e quindi ci sono state un po' di
fatti che hanno praticamente un po' demoralizzato un cazzo, demoralizzato la squadra. Il Monaco, che meritatamente è veramente forte il Monaco, ha vinto contro il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid contro il Leicester. Avrei voluto vedere il Leicester, ma sarebbe andato contro il Real Madrid e, pensandoci un attimo, non avrebbe fatto più di tanto sul Real Madrid, perché ha giocatori fenomenali. Zidane usa le classiche cose, umile come una, non so che cazzo, che paragone fare con la sua umiltà, che non c'è. Tanto prova qua Mario Gaspar per Nani. Vediamo se riescono a fare l'ultimo gol, così, cioè l'ultimo gol, il gol dell'1. Ci hai provato, zio, niente. Quindi finita qua, su fischi, hai 3 cazzo di fischi, 2 quanti sono, non mi ricordo più. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e forse faremo più avanti un video su PES Club Manager, su altri giochini, che cazzo ne so, però PES Club Manager, raga, riprenderlo mi fa piacere, mi gasa, adesso devo starci un po' più dietro, ci proverò, non prometto nulla, perché non voglio mettermi troppo avanti, forse alla fine non riesco a concludere. Qua ovviamente c'è chi peggiora, c'è chi migliora, ma è l'età che influenza tutti questi fattori. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate e niente, bello, cosa devo dire?